Impariamo in 5 minuti a utilizzare il lettore di ebook Kobo Aura. Allora, è molto semplice. In questo momento il lettore è in stand-by, cioè in modalità di risparmio energetico. Per attivarlo basta usare questo piccolo pulsante, in realtà è una piccola leva arancione che si trova sulla parte superiore del lettore. La tiro leggermente verso destra e dopo un istante si apre il libro. Quale libro? Quello che stavo leggendo quando ho messo in stand-by il dispositivo. Vedete, per mettere in stand-by è sufficiente tirare la leva verso destra. Per riaccenderlo, stessa operazione, tiro la leva verso destra e mi compare la pagina che stavo leggendo. Se voglio spegnere completamente il dispositivo, faccio la stessa operazione, però tiro la leva verso destra e la tengo tirata finché lo schermo non diventa nero. A questo punto vedete la scritta spento. L'e-reader è spento. Questa modalità fa risparmiare ulteriormente sulle batterie, però per riaccenderlo occorre un po' più di tempo perché il dispositivo si riaccende da zero, no? Quindi è un po' più lento. Se lo utilizzate spesso per leggere libri, conviene metterlo in modalità stand-by. Se invece lo volete lasciare spento per un lungo periodo, potete spegnerlo completamente. Ora, quando si riaccende, che è stato spento, non viene visualizzata l'ultima pagina del libro letto, ma viene visualizzata la home page. La home page è la pagina principale del lettore, quella a cui si può arrivare col simbolo della casetta qui in alto a sinistra. Vedete che comunque qua c'è la copertina del libro che stavo leggendo e qui ci sono tutti i libri, gli ultimi libri che stavo leggendo, ciascuno con la percentuale di lettura, 9%, 2%, eccetera, eccetera. Cioè questi sono l'elenco degli ultimi libri che ho letto. Se voglio vedere tutti i libri presenti sul dispositivo, vado su libreria, ebook, e dopo un attimo qui avrete l'elenco di tutti i libri che ci sono attualmente nel vostro lettore. Tornando sul simbolo della casetta, la home page, bisogna fare pressione forte, riapriamo il nostro libro, quello che stavamo leggendo. Per sfogliarlo durante la lettura posso far scorrere il dito da destra a sinistra per avanzare di una pagina, oppure al contrario per andare indietro, oppure cliccare sul margine destro per andare avanti o sinistro per andare indietro. È molto facile. Se tocco una volta lo schermo, compare una serie di menu. Allora, menu ebook qua consente di ritornare alla lista dei libri. Il simbolo della casetta in alto consente di ritornare alla pagina principale. Qui viene indicata la batteria, che indica quanto è carica la batteria del dispositivo. Qui la percentuale di libro che è stato letto. E qui ci sono un'altra serie di menu di cui parliamo tra un attimo, però prima voglio farvi vedere. Singolo click, singolo tocco fa scomparire il menu, di nuovo singolo tocco lo fa ricomparire, quindi quando leggo, diciamo, faccio scomparire il menu, e quando invece voglio vedere le impostazioni clicco una volta al centro della pagina. Allora, dicevo, qui ritorniamo alla lista dei libri, ebook. Con questo simbolo A, se io clicco, posso regolare sia il tipo di carattere sia le sue dimensioni, quindi posso renderle più piccolo, più grande, l'interlinea, i margini, eccetera, eccetera. Dopo, una volta che ho scelto le dimensioni di lettura che desidero, queste rimangono impostate anche per i libri successivi. Tocco di nuovo su AA e sparisce. Ok, tocco di nuovo e il menu scompare. Un altro tocco, riappare il menu. Con questa doppia freccia qua in fondo, io posso avanzare sul libro, trascino questo cursore, vedete pagina 619 su 744, sono avanzato rapidamente alla pagina 619, questo serve per andare rapidamente avanti e indietro in un libro senza dover sfogliare tutte le pagine. Se io tocco sul margine in alto a destra del libro, aggiungo un segnalibro che viene indicato come un'orecchietta, spero che si veda, come fare una piccola orecchia sul margine, come aver segnato una pagina, vedete la pagina rimane marcata. Per togliere il segnalibro basta cliccare di nuovo allo stesso modo, quindi ripeto, per inserire un segnalibro basta far clic sul margine in alto a destra, per toglierlo di nuovo clic. Una volta che avete messo un segnalibro in un libro, per esempio per una pagina che volete poi consultare, se voi andate sul menu questo qui, dove ci sono queste barre, vedete che ci sono annotazioni. Se scegliete annotazioni vi mostra
i segnalibri che avete creato, in questo caso uno solo, se io faccio clic sul segnalibro che ho creato, automaticamente il libro dovrebbe essere aperto al punto in cui ho fatto il segnalibro. Vediamo se è vero, non è vero. Allora, torniamo qui, annotazioni, segnalibro, ok, e adesso come si fa? Vabbè, francamente non lo so. Mostra sulla pagina, ah, eccolo qua. Se clicco qua in basso a destra e scrivo mostra sulla pagina, mi viene visualizzata, e poteva essere un po' più intelligente il sistema, ma è così. Per poter vedere, andare a trovare un segnalibro, bisogna visualizzare il menu, cliccare qua sotto, fare annotazioni, vi fanno vedere i segnalibri, andate sul segnalibro. Se andate sul segnalibro, non ve lo mostra sulla pagina, dovete cliccare qui, mostra sulla pagina, ok? E così potete segnarvi le pagine che vi interessano. Per togliere basta di nuovo cliccare sul margine alto destra. Un'altra cosa interessante, se invece di fare un singolo tocco, clicco e mantengo premuto, vedete che viene evidenziata una parola. Evidenziando questa parola appare automaticamente un dizionario, in questo caso il dizionario di italiano, dove la parola stessa è stata cercata e qui c'è la definizione. Se la parola è in lingua straniera, posso consultare un dizionario di inglese, per esempio. Facciamo di nuovo, in questo caso, society, che c'era prima. Non la trovo più. Va bene, è sparita, pazienza. Fate finta di sapere che quello che vi ho detto è vero. Quando trovate una parola straniera, in questo caso Walter non è una parola ma è un nome proprio, ma non fa niente, appare il dizionario, definizione non trovata, qui potete cambiare il dizionario, invece di italiano potete scegliere, per esempio in questo caso ce ne sono solo due, English e italiano, e Walter non lo trova, trova Waltz e ci dice che è Walter, trova la parola più simile, no? Sempre con questa tecnica del tocco prolungato voi potete evidenziare non solo una parola ma anche una frase, bisogna trascinare questi tondini, questi cerchietti, e la potete evidenziare con lo strumento evidenziatore, o potete aggiungere una nota, quindi potete prendere note o evidenziare dei punti del libro che magari vi interessa. Vediamo, mettiamo l'evidenziatore in questo caso, vedete che viene evidenziato quel pezzettino di frase che avevo scelto perché magari voglio nello studio marcarmi queste cose. Torniamo un attimo adesso al menu principale con la casetta. Qui avete tutti i libri letti. Se volete vedere tutti i libri andate su libreria, ebook, e qui potete scegliere un libro qualsiasi. Per esempio scelgo A Short History of Myth, qua, in inglese, viene subito aperto, posso procedere, se voglio aumentare le dimensioni dei caratteri ricordatevi rapidamente così, ok, a questo punto sono sin troppo grandi, diminuisco un po', faccio di nuovo clic, segno una parola, che ne so, suggest, mi dice che non lo trova perché non c'è un dizionario di solo inglese, è un po' scemo, bisogna dirgli di cercarla sul dizionario English-Italiano. A questo punto se gli dico di cercarla sul dizionario English-Italiano, forse la trova, suggest, proporre, suggerire. In conclusione, una volta che ho terminato la lettura, mando il dispositivo in stand-by con la levetta, in un attimo viene spento, in realtà non viene spento, ma si è messo in stand-by, e qui vedete la copertina del libro che stavate leggendo. Per accenderlo un attimo, di nuovo levetta verso destra. Alla prossima!